con la santa entrata a Fiume 100 anni fa, D'Annunzio erigeva un monumento alla bellezza estrema. Per questo qui è la connessione con questa nuova edizione di Adrenalina. L'estrema bellezza dell'azione che sublima altre bellezze, quella dell'amicizia, quella dell'amore, quella dell'ardimento. Nelle stelle danzanti viene raccontata la storia di un gruppo di amici che a Fiume hanno l'occasione di scoprire quanto la possibilità di agire in concreto per la realizzazione di un sogno, che era quello dei fiumani che volevano essere italiani, quanto la bellezza di questo sogno, di concretizzare questo sogno, potesse dare una svolta alla loro vita, una nuova possibilità, cioè la possibilità di rendere reale la bellezza, l'estrema bellezza dell'ardimento. E nella concezione dell'amicizia, nelle possibilità dell'amore che a Fiume vengono espresse alla massima potenza, questi ragazzi conoscono una stagione che li proietterà nelle nuovissime esperienze del Novecento. Premiato all'inaugurazione della nuova edizione del progetto Adrenalina per la partecipazione lo scorso anno. Quanto è importante questa manifestazione nel settore dell'arte contemporanea? Beh, a Roma sostanzialmente è oramai assegnato un passaggio quasi obbligato, credo che sia la decima edizione, un premio di cui si parla sostanzialmente. E io in fin dei conti ho presentato un'opera quasi per caso. E non mi aspettavo che sostanzialmente ci fosse un percorso oltre a potersi arrivare alla premiazione. Sostanzialmente ero molto contento di aver esposto, tra l'altro era un quadro che avevo fatto nell'89, che casualmente si intitolava Eros che Thanatos, quindi quando sono stato chiamato a una rassegna che aveva lo stesso titolo, diciamo, per me è stato naturale, non vorrei dire facile, ma avevo già espresso quello che avevo da esprimere su questo concetto. Quindi è stato un piacere esporlo, un quadro che io ancora tenevo per me, e appunto il fatto di aver avuto poi un riconoscimento del pubblico piuttosto che tra l'altro di esperti mi ha dato molta soddisfazione. Cosa si può dire ai nuovi partecipanti che iniziano la loro competizione oggi? Di osare, perché sostanzialmente l'arte oramai non ha più dei canoni rigidi e giustamente siamo così bombardati da immagini, da novità, che il pubblico è colpito comunque dalla novità, e non necessariamente dall'andare oltre, diciamo, i limiti forzatamente, perché anche quello è già stato fatto, dai tempi della pop art in poi, e quindi sempre di più oramai, più che l'opera d'arte, si apprezza l'opera d'artista, nel senso che l'artista deve esprimere se stesso, e se effettivamente nell'opera che realizza si vede qualcosa di interessante della sua vita, persona, si vede che ha qualcosa da dire, allora effettivamente passa, diciamo, le barriere razionali e arriva emotivamente a chi lo guarda. Quindi osare,